Bentornati a Santa Casa News. In queste settimane vi abbiamo raccontato la bellezza del santuario della Santa Casa di Loreto. Vi abbiamo raccontato anche di un luogo particolare, il Museo Pontificio Santa Casa, ed è il luogo dove oggi ci troviamo. Tante volte vi abbiamo invitato a visitare questo luogo ricco di arte, ricco di storia, e oggi ci troviamo proprio al suo interno, nella sala dedicata a Lorenzo Lotto, questo autore veneziano che ha concluso la sua vita proprio qui al Santuario della Santa Casa, dedicando tutti gli ultimi anni della sua vita proprio alla Vergine Lauretana. E in questa sala, dove era chiuso il ciclo pittorico di Lorenzo Lotto, alle nostre spalle vediamo Cristo e l'Adultera, questo dipinto che racconta proprio di questo brano evangelico. E allora ascoltiamo insieme la descrizione. Allora, gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Il volto di Cristo, dipinto da Lotto, è il volto di un uomo in silenzio. La sua comunicazione si fa non verbale, con il gesto della mano destra, come a voler fermare la folla inferocita che chiede giustizia per il peccato commesso dalla donna. Lei, posta a sinistra del dipinto, guardata e additata da tutti, non incontra il volto del Signore, tiene lo sguardo basso in segno di pentimento. Le mani di Cristo si contrappongono a quelle della folla, giudicanti e accusatorie. Sono le mani che indicano con la posizione del pollice, dell'indice e del medio l'entità trina, cui sola aspetta il giudizio morale. Cristo è fermo, nell'istante prima di chinarsi a terra e scrivere parole incomprensibili, fino a quando dirà: «Chi è senza peccato, scagli la prima pietra». La figura della donna è esaltata dalla luce, tipico tratto lottesco, a sottolineare più che la sua evidente bellezza esteriore, quella interiore di donna vera, reale, che chiede perdono. I suoi capelli sono strattonati da un soldato e il suo viso è chino con una smorfia di dolore e di umiliazione. Il quadro rappresenta la brutalità dell'umanità che si arroga il diritto di giudicare senza prima aver guardato se stessa, senza prima aver messo in discussione il proprio vissuto. La donna, cinta di abiti arricchiti di una spilla sulla spalla e con una fila di perle che scende dal capo, consapevole del suo errore, non cerca gli occhi di Cristo. Cristo sembra immerso in una dimensione estranea a quella umana. Non guarda nessuno, mentre gli uomini arrabbiati lo fissano, imprecando e cercando vendetta. Cristo guarda oltre. E quello sguardo, oltre la povertà di quella donna, indica la sua misericordia e il suo perdono per tutti. Di questo dipinto esiste una seconda versione nel Museo del Louvre a Parigi, ma mentre nel quadro loretano è stata di recente scoperta la firma di Lotto, in quello parigino di essa non sembra esserci traccia. A Loreto tutto parla della storia della Santa Casa, questo viaggio della Casa di Maria da Nazareth fino al Colle Lauretano, come ricorda la tradizione, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294. E tanti sono stati gli artisti che nelle loro opere hanno deciso di raccontare questo straordinario viaggio, e uno di questi è Josef Heinz il Giovane. Il dipinto che vediamo alle nostre spalle racconta proprio questo straordinario viaggio della Santa Casa via mare fino ad arrivare al Colle di Loreto. Ma ascoltiamo insieme la descrizione. La traslazione di Josef Heinz è un dipinto a olio su tela
realizzato tra il 1649 e il 1660 e donato nel 2011 al santuario dal collezionista e studioso veneziano Pietro Scarpa, quale segno di devozione verso la Vergine Lauretana. Nella tela sono impresse le varie tappe che, secondo la tradizione, hanno portato all'arrivo della Santa Casa sul Colle, allora in territorio recanatese. Vi sono tracce storiche che riconducono la presenza di questo dipinto nel 1664 nella chiesa veneziana di San Paolo Apostolo, con l'attribuzione dell'opera proprio a Joseph Heinz il Giovane. Successivamente se ne persero le tracce. Dell'autore tedesco nato ad Augusta nel 1600, si sa che si trasferì a Venezia, dove le cronache lo danno presente sin dal 1625, e dove morì nel 1678. La tela, in un'ipotetica linea del tempo che andrebbe letta da destra verso sinistra, raffigura le varie fasi del trasporto della Santa Casa nel 1294. A destra infatti si scorgono gli angeli che trasportarono la casa via mare, sormontata dalla Vergine col bambino. Poi il trasferimento nella selva chiamata Laureto, dove si nota al centro l'assalto dei briganti che aggrediscono, depredano e uccidono i pellegrini. Volgendo lo sguardo a sinistra, il trasporto sul campo dei due fratelli, che se ne contesero la proprietà fino a giungere nella collocazione attuale, ossia sulla pubblica strada dove la luminosa figura della Vergine, avvolta dalla dalmatica e coronata con triregno, è attorniata da angeli. Al centro della raffigurazione vi è l'immagine della Madonna, in abiti rosso e azzurro, con il bambino sulle ginocchia, portata sulle spalle da 5 angeli tra globi di nubi, sullo sfondo di una selva con folte chiome d'alberi. Tra le tante descrizioni della traslazione della Santa Casa, questa risulta essere la più articolata e solenne, oltre che la più ricca di attenti particolari. Con Lorenzo Lotto entriamo in Basilica, entriamo nella Basilica Pontificia che custodisce l'ultimo dei dipinti di questo autore, che è il San Cristoforo, San Rocco e San Sebastiano, che possiamo ammirare al lato della Cappella Americana, la cappella dedicata proprio alla Madonna di Loreto, patrona di tutti gli aeronauti. E questo grande quadro, questa grande tela accoglie il pellegrino con un'immagine molto grande e molto austera di San Cristoforo, che ricordiamo essere il patrono dei pellegrini, il patrono dei viaggiatori. Allora ascoltiamo la descrizione di quest'opera e viviamo insieme le emozioni che essa ci trasmette. Tre figure di santi, insieme al bambino Gesù, in un ambiente poco definito. Lorenzo Lotto pone Cristoforo tra Rocco e Sebastiano, in una tela dalle grandi dimensioni. Realizzato dal pittore veneziano per la Cappella dei Santi Domenico e Agostino, la seconda nella navata di destra della Basilica. Nel dipinto Lotto ha collocato Cristoforo al centro e, come da tradizione iconografica, dalle dimensioni gigantesche, nell'atto di uscire, poggiandosi su di un bastone, dalle acque del mare. A destra San Sebastiano è anch'esso dipinto secondo l'iconografia tradizionale, legato e trafitto dalle frecce come ricorda il suo martirio, mentre a sinistra San Rocco si sostiene con la mano sinistra ad un bastone, mentre con la destra mostra sulla gamba i buboni della peste.
La tela è firmata dal Lotto, nel cartiglio sul terreno accanto a San Rocco. Su di esso è riportato il nome ma non l'anno di esecuzione. Al lato della veste bianca di San Rocco si scorge un serpentello, interpretato come il serpente di Esculapio, simbolo della speranza di guarigione affidata alla medicina. Sul mantello dello stesso santo, nel cappuccio, si vedono due chiavi incrociate, probabilmente simbolo dell'autorità pontificia sul santuario di Loreto. Il dipinto mostra una composizione piramidale, il cui fine è indirizzare lo sguardo dell'osservatore anzitutto su San Cristoforo, forse a motivo della cappella a lui titolata, dove inizialmente fu posta la grande tela. In particolare è la tunica rossa e mossa che lo avvolge a catturare l'attenzione. Sopra le spalle di San Cristoforo, dunque al vertice della piramide, c'è Gesù bambino in atteggiamento benedicente e con lo sguardo rivolto verso il terreno, in direzione del cartiglio. San Cristoforo, il cui segno distintivo è il bastone, è protettore dei pellegrini e in generale dei viaggiatori, ma anche lui in certe epoche è stato invocato anche a protezione della peste. Un'invocazione che ha condiviso con San Sebastiano e San Rocco, anch'essi santi protettori contro le pestilenze. Ora il dipinto è posto al lato della Cappella Americana nella Basilica Pontificia di Loreto. Concludiamo la nostra puntata come di consueto ricordandovi tutte le possibilità che avete dalle vostre case di unirvi in preghiera con il Santuario della Santa Casa. Da lunedì al sabato l'appuntamento è alle ore 7:30 del mattino con la Santa Messa celebrata in Santa Casa, in diretta su Telepace, sulle vostre TV diocesane e sui nostri canali di streaming. E sempre dal lunedì al sabato l'appuntamento è alle ore 12 con l'Angelus e il Santo Rosario, trasmesso da Telepace, da Vatican Media, dai social della Conferenza Episcopale Italiana e dai nostri canali di streaming. E vi ricordiamo che potete seguirlo anche su Padre Pio TV alle ore 13. L'appuntamento con la Santa Messa festiva è ogni domenica alle ore 10 in diretta su Telepace e sui nostri canali di streaming. E sempre il sabato sera vi ricordiamo il tradizionale appuntamento con la recita del Santo Rosario e la fiaccolata in piazza, che potrete seguire su Telepace e sui nostri canali di streaming alle ore 21. Tempo di estate, tempo di vacanza, tempo di pellegrinaggi, tempo anche di vivere il Santuario della Santa Casa. Come giovani e come famiglia, il Santuario ha proposto delle iniziative proprio rivolte a voi e vi invitiamo a scoprirle una dopo l'altra collegandovi sul sito dedicato www.loretofamily.it. Oltre a questo, un'altra proposta rivolta ai giovani scout, si chiama Scout in Loreto. Anche questa è una proposta del santuario in collaborazione con i Foulard Bianchi, che sono questo gruppo di scout nato a Lourdes proprio nello spirito del servizio. E tutte le informazioni le trovate sul sito www.foulardbianchi.loreto. Vi ricordiamo anche, come abbiamo visto in questa puntata, di visitare il Museo Pontificio Santa Casa, questo scrigno di bellezza che racchiude proprio la storia e la devozione alla Santa Casa, oltre che a opere di straordinaria importanza. Per visitare il Museo Pontificio Santa Casa, tutte le informazioni le trovate sul sito dedicato www.museopontificioloreto.it. E rimanete sempre collegati con noi attraverso tutte le nostre possibilità social, ma soprattutto richiedendo nelle vostre case la rivista ufficiale del santuario, il messaggio della Santa Casa. Potrete richiederlo collegandovi al sito del santuario www.santuarioloreto.va, dove troverete tutte le informazioni. Anche per questa settimana è tutto, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Santa Casa News, sempre dalla Casa del Sì di Maria, e vi aspettiamo qui al santuario. Arrivederci!